6 e un quarto del mattino, sembra molto limpido, infatti sembra molto vento, che a 2 gradi in faccia non è che sia proprio simpaticissimo. Sarebbe meglio essere già in salita. Ma ci arriviamo veloci! Perché nulla non esiste. Sono quasi le 7 del mattino, siamo nel punto più freddo, in croce della Val Bertone, meno 3, e si sale in presa bassa perché c'è vento contro e fa freddo al pancino. Si allungano le giornate e di brutto 7:11 all'aurora. Le coste, che non sono coste se non si arriva al cartello, anche se scenderemo da Maglio, perché la pianura non esiste. Comunque siamo arrivati a meno 6 in Val Bertone. Adesso c'è caldo, c'è solo meno 3. Eccoci qui sulla Greenway, a sopra Ponte di Gavardo. -2, siamo scesi da Valli, siamo tornati anche a -5. Un freschetto alle mani, ragazzi. Però adesso andiamo verso il lago, cambia tutto. E rieccoci in salita da Villanova verso Teracque. Oh raga, sta arrivando il sole, è già lì, adesso andiamo a prenderlo. Come dice sempre Alan Benjo, ed ora con l'aiuto del sole vincerò! Attacco solare! E se siete un po' troppo giovani, googolate Daitan 3. Daitan, arriva già il nemico, Daitan, ma tu ci sei amico, Daitan, evviva il Daitan 3! No, ma non è in piedi, è solo un'illusione ottica. Bondone! Se quella di prima doveva sembrare in piedi, questa, e c'è uno scoiattolo, è che si è nascosto. Ma è già andato su. Peccato. Quando i cartelli sono falsi, meno 15. Mandoe, guardate il lago. Ah, il mio volto quello, eh. Come estate, 8 del mattino, coste per acque e sono già qua. Temperatura un po' diversa. Nice day. Ah, meno male che ho la bici da corsa, perché avessi la gravel sarebbe più difficile. Eccoci ritornati giù a Ponte Pierre nella ghiacciaia dei Tormini. E siamo di nuovo sotto 0-2. Niente, come il Visial Menono, che siamo in Riviera. Fa caldo! Impressive, my lake. E poi giù il pensano al Cerniga. Come San Michele, insomma, è proprio mese semplice, però è un bel però, molto bel però. Home sweet home. Quantino corto, fully open head,
8:30 del mattino, 12 febbraio, i canari sono qua ragazzi, e via bisogna andare a Chisandoe. È certo che in una giornata così, quando sei al biglio in cima a Serniga, vuoi non salire fino a San Bartolomeo, tanto è piatta. Adesso c'è il gioco a sto riverbero che fa un cal la pace di San Bartolomeo. That's a beautiful view from the cockpit. Sulla via di Rino e vediamo dove sbuchiamo. Sono a Fasano comunque. Attenzione perché il giardino del Vittoriale visto da qua. Non sono in molti. Guardate là sopra la nave, la chiglia, adesso forse insomma si vedeva, dovevo fermarlo. Next time! E guardate dove si sbuca. Attraversiamo il rettilineo che porta al Vittoriale, che va a San Michele. Ma noi invece andiamo dritti sulla vecchia strada che passa in centro! Con la gentilezza si passa anche dove proprio non si poteva passare. Comunque sono le 10, coste per acqua e Serniga, adesso San Michele alla quarta, ma non male dai, salitelle, ma la pianura non esiste. La figata è che essendo chiusa al traffico me la faccio tutta da solo senza auto, col solettino che mi scalda la schiena. Noi sul Garda ci abbiamo le ciclabili, quelle belle, che se la pendenza non va su al 15-17 le famiglie con i bambini non sono contenti. La pianura non esiste neanche per loro, eh! Sempre un'aberrazione, eh! Però al di là della pendenza il posticino, sbuchiamo in cima ai laghetti di Sovenigo, altro bel posticino. Niente, ho pelato via tutto. Inverno.
fatto legna e quindi si vede fior di noto. Lago. Laghetto. E questo è il secondo. Questa si chiama Via Pauletta e torna giù a Pugnago. Certo che 80 km e sono già 1850 di dislivello, non è male. Che spettacolo! Solo una cosa, oggi chi ha fatto il giro del lago ha fatto molta più fatica di me, che ho già fatto 2000 metri di dislivello. Guardate come tira. Siamo a Montinelle, là c'è la Rocca di Minerva e scendiamo a Porto Dusano per vedere il lago e sentire il vento da vicino. Minerva del Garda, Porto di Dusano. E adesso andiamo a prendere il nostro battello che ci condurrà, chi lo sa. Ciao che non lo prendiamo il battello. Ma c'è la Torre di San Martino. Mica male, 65 metri sul livello del mare. Adesso torni al suo 300, così, tapper cambia. Eccoci qua in Gavardia, già mezzogiorno e 20, 2100 ci sono. Dai, andiamo a casa. Vabbè dai, dopo la Gavardina evitiamo il traffico. Interna di Virle, le cave ci aspettano, 27 febbraio, Marmel.